Ovviamente siamo parzialmente soddisfatti perché abbiamo ottenuto degli importanti risultati. Intanto avevamo ragione noi, le risorse c'erano per quanto riguarda il caro bollette, finalmente alcune di esse sono state messe in campo, noi avevamo già presentato nel mese di settembre, sono 3 mesi di battaglia, una mozione che ci fu respinta. Ieri sono stati raccolte alcuni obiettivi e alcune indicazioni. Abbiamo portato a casa 5 milioni di euro per le famiglie più fragili per quanto riguarda il caro bollette, le risorse rimodulabili, i fondi strutturali per le imprese, 2 milioni e mezzo in più per la vita indipendente, 1 milione di euro in più per lo sport a che le strutture energivore possano vedere un sostegno da parte della Regione. Sono risultati importanti dopo 3 mesi di battaglia, ma continueremo a ritenere, a dire, a raccontare, come abbiamo fatto in questi 3 mesi, che questa Regione può fare e deve fare di più, anche nella prossima sfida e nel prossimo confronto per l'approvazione del bilancio di previsione.